Ciao mamme, avete il vostro piccolino tra le braccia? Avete già scoperto che non dormono mai un c***o? E allora ecco i 6 metodi fallimentari per far dormire i vostri bambini. Metodo Estiville. Tu mamma devi lasciare il tuo bambino dentro il lettino mentre piange e poi ti devi allontanare sempre di più, sempre di più, sempre di più. Non dico che il metodo non funzioni, è probabile che ad un certo punto il bambino si addormenterà, però non sorprendetevi se la sua prima parola sarà chiamo l'avvocato. Metodo del fazzolettino. Consiste nel prendere il bambino, prendere un fazzoletto e passarglielo ripetutamente sulla faccia finché ad un certo punto il bambino si addormenta. Pare che funzioni solo se il fazzolettino è stato imbevuto nel cloroformio. Lo so perché una volta l'ho provato su di me. Ho dormito 3 mesi di fila, ma credo fosse solo il mio sonno arretrato. Ipnosi. Sei davanti al mare. Un'enorme busta di camomilla corre verso di te, bambino, e ti abbraccia. La tua mamma ha cambiato nome all'anagrafe. Adesso si chiama Melissa. Voi proseguite così, se dopo 9 mesi è ancora sveglio, vi consiglio un viaggio in Tibet. Cioè, lui da solo, proprio mandatelo. Metodo bozzolo. Prendi il bambino e lo avvolgi stretto, stretto, dentro una copertina, proprio per fargli assumere la forma di un bozzolo o di un kebab, per capirci. Il bambino si sente al riparo e si addormenta. Più facilmente se non gli aggiungete la salsa piccante. Il giretto in auto. Prendi il bambino, caricalo in auto, isofixalo e parti. All'inizio il bambino lo freghi e lui si addormenta e pensi che il gioco sia fatto. E invece no! Devi continuamente alzare la posta. E allora all'inizio farai il giro dell'isolato, poi la circonvallazione, poi un tour in Lombardia. Mio figlio adesso dorme solo quando facciamo la Parigi-Dakar. Metodo FON. I bambini si rilassano al suono di un phon acceso. Esatto, forse non lo sapevate, ma nella vostra pancia c'era il salone di Federico Fashion Style. Ecco che allora per ricreare quell'ambiente confortevole voi tenete il bambino in braccio e accendete un phon e lo tenete vicino a lui fino a quando non sentirete puzza di pollo c***o bruciato al bambino! Ecco, insomma, alla fine tutti questi metodi vogliono suggerirci di ricreare il ventre materno. E allora, se i vostri figli non dormono, il consiglio è uno solo. Rimettetelo dentro! Scriveteci nei commenti quale metodo non ha funzionato con i vostri. In ogni caso, lasciate i vostri figli ai nonni, a un babysitter o a Federico Fashion Style e godetevi una serata a teatro. Vi aspetto! Ciao mamme! Buonanotte!